Niente Paralimpiadi di Tokyo per il colonnello Carlo Calcagni, pilota di elicotteri in Bosnia, è stato contaminato dall'uranio impoverito durante la guerra nei Balcani, riportando un'invalidità al 100%, eppure non volerà a Tokyo perché è considerato senza i requisiti minimi di invalidità. Quello che sto subendo io credo sia comunque un fallimento del mondo sportivo. Non è solo un danno che sta subendo la persona. La persona che, oltre ad essere uno sportivo da sempre, lo sport per me è stato uno stile di vita da quando avevo 3 anni e sono ormai 50 anni che pratico sport ad altissimi livelli. Sono sempre stato un vincente, ma non è questo che fa la differenza. Perché io, oltre ad essere un atleta, sono un uomo e soprattutto sono un uomo della patria, un uomo dello Stato, un uomo che ha fatto il suo dovere e proprio nell'adempimento del dovere ha riportato un'invalidità permanente del 100%. E non posso accettare che proprio gli addetti ai lavori, proprio un uomo della Federazione Ciclistica, settore paralimpico, mi scrive in risposta a un mio quesito, nero su bianco, lei non ha i requisiti minimi per essere considerato un atleta disabile. Questo mi offende. Carlo Calcagni, grande esempio di resilienza, è stato anche nominato testimonial della Fondazione Italiana del Rene e della Giornata Mondiale del Rene. Un esempio di rinascita, un grande sportivo, ma soprattutto un uomo che ha sacrificato quanto di più caro ognuno di noi possiede, la propria salute, per lo Stato. Che poi io sia un atleta e sia ormai per tutti la resilienza in persona, questo dovrebbe essere un valore aggiunto. Non deve essere un problema. Perché Calcagni non striscia. Io lotto quotidianamente e ogni istante della mia vita per restare in piedi, perché soltanto così io posso essere d'esempio a tantissime persone.